Quello che voglio suggerirti è di provare tante soluzioni scarabocchiando in fretta, senza vergogna. Andiamo a vedere. Oppure dici no, non oggi il schema di Relly mi sta antipatico, voglio vedere come funziona lo schema di Loomis. Allora ci metti la questione di Loomis. Allora questo lo levi, ce ne metti un altro e Loomis come sarà? Sarà questa è la palla della testa e ne vedo un pezzo. Qui c'è lo il taglio, giusto? Questa qui, guarda, il taglio va su perché qui la testa va in sopra, no? Perché qui c'è l'arco delle sue che qui gira in diagonale in questa maniera. L'orecchio, adesso qui non è precisissimo, l'orecchio sta qua, così a questo punto, perché questo, ops, questo starà in questa maniera. Questa è la croce, giusto? Più o meno, adesso lasciami. Qui c'è. Lei c'ha la fronte. Guarda che fronte bassa che c'ha. Però, come dire, intanto il centro della testa, l'asse, bravo, l'asse centrale della testa mi gira in questo modo, giusto? Allora, da questo punto qui, 1, 2 e 3. Ok? Questo qui se ne va giù. Questo qui da qui mi va così e qui c'è la mascella. Ok? A questo punto che succede? Che se tu guardi gli schemi di Rayleigh, lui fa zigomo, zigomo. Ok? E poi qui ci mette gli occhi. Come li trova gli occhi? Perché fa, trova la clavella e poi ci mette sopra uno. 2, il naso va qui, qui cola, vedi? Qui io adesso, questo invece è Rayleigh, però io ormai li combino insieme e qui c'ho l'occhio che va in questa maniera, quest'altro occhio sarà in questa posizione, però lo vedo, ne vedo solo un pezzo e sarà così. Ci siamo? Allora, questa qui è uno scarabocchio? Sì. Somiglia, è bello? No. Però mi fa capire cose? Sì. Ci siamo? Io ho una voce antipatica, vero? Sì, questo è Loomis. Io sono antipatico in questo momento. Cioè, io mi starei antipatico. Vabbè. Ok. Questo va giù. Io personalmente mescolo tutto, ne mescolo addirittura un altro che ho visto, questo pittore che fa, dice guarda, questa la faccia va, qui va in giù, qui va indietro e poi qui c'è un'aggiunzione, dopodiché qui tagli via questo, dici dov'è l'orecchio, a seconda di dov'è l'orecchio capisci se la faccia è girata o meno, perché se io metto l'orecchio qui vuol dire che qui la fronte fa così. Fa così e io ho il naso qui. Oh, che figata, capito? E per cui invece dice no, allora invece qui, perché questo qui è tutto un discorso gestuale. Te lo faccio così. Perché questa è una figata, perché questo si collega facilmente col corpo, no? Poi nella stessa maniera tu costruisci i corpi. È un disegnatore molto bravo che la rende estremamente naturale. Cioè, lui fa, dice Loomis dice questo, Rayleigh dice questo. Secondo me non vanno benissimo. Cioè, ci sono delle cose buone in uno e ci sono delle cose buone nell'altro. Però io faccio così. Sì, perché dice ah, Loomis la nuca. Se seguo Loomis la nuca non mi viene bene. Mi viene bene solo se io faccio supereroi. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì
alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.